quella appunto di diventare o meglio diventare sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier. Noi degusteremo quattro vini di cui non sappiamo nulla, ma non perché dobbiamo indovinarli, ma il nostro obiettivo è quello di degustare il vino alla cena con un modo molto semplice. Come abbiamo detto sempre nel corso delle lezioni, non farci condizionare a una marca dalle etichetta. Quindi noi assaggeremo spumante, un vino bianco, un vino rosso e un vino dolce, e abbinati a quattro preparazioni differenti. Tutta la vita. Il terzo tutta la vita, ha detto Franco. Andiamo avanti. Tutta la vita è aggiunto. C'è anche una sensazione di frutta, come dicevi tu, frutti di bosco, frutta rossa matura, una confettura di ciliegia. Secco. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che abbiamo i tavoli, signor. Cerchiamo di fare il meglio come comunicatori del vino e paladini della qualità. Appunto l'Associazione Italiana Sommelier si prefigge questo obiettivo da più di 50 anni e nell'ambito del ruolo di delegato di Taormina cerco appunto di trasmettere l'idea dei non appassionati, a futuri comunicatori del vino, il valore aggiunto che il mondo della sommelieri riesce ad esprimere, soprattutto nell'ambito del settore ricettivo, del settore della ristorazione, del servizio in sala. Oggi ci siamo trovati in occasione della cena didattica della lezione conclusiva del corso di terzo livello, in cui i corsisti hanno potuto fare un raffronto dell'abbinamento cibo-vini con quattro preparazioni con quattro altrettanti vini. Effettivamente l'attenzione e l'interesse sono sempre più crescenti e questo soddisfa grandemente la delegazione per un evento del genere. L'indice di gradimento è stato molto alto, sia per la qualità delle preparazioni che per la qualità dei vini proposti. Abbiamo parlato stasera di Riesling della Mosella, abbiamo parlato di una riserva di Altalanga per tornare in Italia, per arrivare in Sicilia con due splendide espressioni di un vino prodotto nel cuore del Parco delle Madonie, un vino rosso da blend di uve autoctone internazionali e un passito della zona di Siracusa. Veramente vini interessanti con delle preparazioni che hanno stuzzicato i palati, hanno messo a dura prova le capacità dei corsisti che veramente si sono difesi elegantemente. Tra l'altro ho visto, perché abbiamo partecipato anche noi alla cena, che voi oltre a dare giudizi sui vini date giudizi anche sul cibo. Io questa cosa non la sapevo. In effetti la specificità dell'Associazione Italiana Sommelier è proprio questa: al terzo livello si parla non soltanto di vino ma di abbinamento del vino col cibo. Questa è la cosa più bella, più interessante, perché effettivamente si riesce, al fine di esaltare il vino e nello stesso tempo la preparazione, a fare di questi due elementi un connubio ideale, quando giustamente l'abbinamento risulta. Quando non risulta, sicuramente è stata un'esperienza anche questa ricca di interesse e didattica al tempo stesso. Ora in chiusura una domanda che penso tutti quelli che ci guardano si fanno, ma o perlomeno me la faccio io: è vero che col pesce va sempre il vino bianco? Ma insomma, certi luoghi comuni è bene sfatarli a seconda giustamente le preparazioni, direi.
qui scendiamo nello specifico, una grande preparazione di un pesce salsato, un nostro stocco a ghiotta, stocca fisso alla messinese, per la complessità, la struttura della preparazione, sicuramente non può essere accompagnato da un bianco, ma sicuramente da un grande rosso strutturato, un abbinamento territoriale, per esempio, potrebbe essere proposto con la nostra DOC messinese del Faro. Ma certamente ci riallineiamo un po' alla linea comune quando si tratta di vini poveri, di preparazione, non molto elaborati, e allora lì l'abbinamento con un bianco e con diverse tipologie di bianco può reggere appunto il degno confronto. Complimenti. Grazie a voi, con grande piacere siete stati ospiti della delegazione, e sicuramente l'interesse nei confronti di questo mondo diventa sempre più crescente. Da parte di tutti, dall'appassionato all'operatore del settore, oggi quello che AIS fa a livello nazionale, a livello internazionale, è proprio quello di comunicare l'immagine del sommelier a 360 gradi, come comunicatore del vino e non soltanto, ma delle eccellenze gastronomiche dei territori.